organizzo questi corsi perché spero di passare a voi quello che questi corsi danno a me. Ritrovare noi stessi, ritrovare la nostra centratura, perché come dicevamo prima, il centro siamo noi, poi si espande attorno, che sta a noi, ma ognuno è responsabile di sé. Io da quando ho capito che il mio centro sono io, è cambiata la mia vita proprio in maniera esponenziale. E l'intenzione ovviamente è legata a che cosa? A un obiettivo, legata a un desiderio, legata a un sogno. E qual è quel sogno, quel desiderio trainante che vi permetterà oggi di generare il vostro cambiamento? Qual è quel sogno che vi permetterà di cambiare il vostro modo di pensare? Come possiamo far sì che il nostro passato possa essere il nostro alleato? E questa è la più grande trasformazione. Quindi non dimentichiamoci mai del fatto che ogni volta che noi facciamo un'esperienza forte della nostra vita e se riusciamo a superarla possiamo essere di supporto e d'aiuto anche agli altri. Parti da te stesso, dici io che cosa ho risolto nella mia vita? Quali sono le dinamiche che sono riuscito a guarire? Quali sono le ferite che sono riuscito a cucire? Ma se capiamo che oggi voglio fare un percorso evolutivo, sia spirituale, sia professionale, emotivo, di relazione, di corpo, di fisico, di dieta, dobbiamo passare attraverso un piccolo sacrificio, un piccolo dolore e lasciare da parte alcune cose che purtroppo dobbiamo abbandonare. Quindi, dal momento in cui ho una visione, cioè qualcosa in mente, devo iniziare a pianificare. Quindi mi scrivo che cosa voglio realizzare. Dalla pianificazione vado alla ricerca, ricerco quello che per me è interessante. E dalla ricerca passo all'azione. Quindi è arrivato il messaggio, voglio fare quella cosa, ti è arrivato l'input, devi fare l'azione. Che cos'è la forza di intenzione e cosa faremo oggi? La forza di intenzione è l'arte di manifestare per vivere in armonia e realizzare i propri sogni e i propri scopi della vita. Qual è la storia che stai raccontando costantemente nella tua vita? Perché se vuoi uscire da uno schema, la prima cosa da fare è cambiare la tua storia, cambiare la tua narrativa. E smetterla di parlare delle stesse cose. Allora, giornata intensa, carica di emozioni, ogni volta è un riscoprire la validità dei corsi di Carlo, trovo sempre qualcosa che devo migliorare in me stesso e soprattutto porto a casa un bagaglio di emozioni fantastiche, persone mai viste e conosciute, ma che mi danno tanto, mi hanno dato tanto e mi porterò con me nel cuore. Grazie. Qual è il comportamento che metto in azione quotidianamente? Inizia a diventare osservatore da quando ti svegli al mattino, quando vai a letto la sera. Qual è il tuo comportamento? E da lì capisci quali sono le abitudini che ti danno successo, che ti creano successo, o abitudini che ti portano su un'altra parte, su un'altra strada. Quindi qualsiasi percorso voi facciate è pulire, pulire, pulire tutto quello che non serve, pulire il superfluo, pulire le cose vecchie del passato, pulire le foto che non vi servono più. Il commento è sempre meraviglioso ed è un'esperienza sempre diversa e veramente che dà grandi sviluppi per il futuro. E quindi grazie. Osserviamo i limiti, in questo momento osserviamo solo i limiti che non ci permettono di realizzare la nostra autenticità, di realizzare il nostro intento. E sono sempre resistenze, e sono dei retaggi legati al nostro passato, delle resistenze legate ai nostri pensieri, delle resistenze dell'amico che mi ha detto tanto non ce la fai, delle resistenze della mamma, del papà. Quindi osserviamo queste resistenze, perché l'ego comunque che va benissimo, deve essere in funzione, deve essere sempre il nostro alleato, un ballerino, un artista, un attore. Un pubblico ministero, un politico o comunque un professore, anche qualsiasi lavoro che voi facciate, l'ego ci deve essere, ma deve essere al vostro servizio. No, è andata benissimo e soddisfatta. Pensavo quando sono venuta per curiosità. Avrei immaginato una cosa completamente diversa e invece son rimasta comunque soddisfatta. Ma se c'è una scelta che tu puoi fare, falla. Almeno scegli sia di stare in un sistema o stare fuori un sistema. Questo ti permetterà di fare esperienza. E dietro un'esperienza c'è sempre una conoscenza di se stessi.
e dietro una conoscenza, un'esperienza di se stesso, puoi condividere al mondo la tua vita.